Argomento dopo quella nazionale, anche la Regione Piemonte è pronta a varare una legge sul cyberbullismo. Verrà istituita anche una giornata per sensibilizzare la popolazione su questo fenomeno, fenomeno che è purtroppo in continua e preoccupante ascesa. Katy Porcetto. Identità rubate, sfregiate, derise, manipolate. Il cyberbullismo allarga sempre di più le sue braccia e avvelena il mondo ancora inesplorato di minorenni, colpevoli di quella debolezza che prende le sembianze dell'emarginazione. Ma nel cyberbullismo rientrano anche le identità rubate, quelle strappate sulle pagine dei social, i veri inferni dell'immediato successo globale. In rete non si contano i filmati realizzati dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni, persino dagli studenti, per diffondere i rischi di questo fenomeno, ma niente di ciò che si fa sembra mai abbastanza. Le aggressioni si diffondono a macchia d'olio e dietro alle risate dei bulli c'è un unico scopo: diffondere più in fretta possibile con il telefonino le immagini filmate delle aggressioni. È avvenuto l'estate scorsa ad Acqui Terme in un anonimo pomeriggio di calura, ma quello era stato solo un granello in mezzo a un'oasi del deserto. La Regione Piemonte sta per varare una legge contro i cyberbulli e intende istituire una giornata dedicata alla sensibilizzazione su questo tema. Allo stesso intento mira anche la campagna sociale #cyberbullismo attraverso i canali Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn, che si avvarrà di alcuni video istituzionali e di pubblicazioni rivolte ai più giovani e ai loro genitori e insegnanti. Un'iniziativa che coinvolge anche il CoreCom, la Consulta Giovani e la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. È compito delle istituzioni, spiega Giorgio Bertola, che con Gabriele Molinari è il consigliere delegato dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale alla Consulta Giovani, investire risorse ed energie per tutelare i soggetti più deboli. Ma è necessario fare di più per opporsi a un fenomeno che è sempre più pervasivo e pericoloso. Non c'è dubbio che il cyberbullismo, così come il bullismo, nascondano malesseri interiori di difficile lettura. E ben sappiamo che ogni tempo ha avuto il suo bullo. Allo stesso modo, non si può demonizzare Internet, ma l'effetto che si sta creando sta assumendo dimensioni devastanti, come questo tipo di preoccupante narcisismo da social, dove una ragazza un po' in carne, sicuramente per un po' di notorietà, si è filmata mentre ingurgitava Coca-Cola e Mentos per gonfiarsi come un pallone, con pericoli per la salute che ben si possono immaginare. Le istituzioni devono fare la loro parte, così come la scuola e le famiglie, ma la causa di tutto questo purtroppo sembra ancora molto lontana.